A tutti, buonasera, benvenuti a Rete 8 Economy. Questa sera parleremo di fondi impresa. Ma prima di presentare gli ospiti, vediamo un filmato. Finanziamo la formazione di 4 milioni e 300 mila lavoratori dipendenti di 170 mila imprese associate. A ogni impresa offriamo strumenti per fare formazione su misura e in più avvisi specifici per la competitività, per l'innovazione, per ambiente e territorio e poi contributi aggiuntivi per la riqualificazione e per la formazione di neoassunti e disoccupati. Fondi impresa per formare il futuro. Bene, abbiamo visto questo primo filmato, ora presentiamo gli ospiti e iniziamo dalla mia destra, Raffaele Saccà, direttore area conto formazione e articolazioni territoriali fondo impresa. Buonasera. Quindi abbiamo la signora della CGIL, pardon, Rita Innocenzi della Buonasera. CGIL. Quindi abbiamo Luigi Di Giosafatte, direttore generale Confindustria Buonasera a Chieti tutti. Pescara. Quindi Roberto Monfredini, direttore generale Euronic SRL. Buonasera. E Gianluca Di Girolamo, collaboratore per le attività di monitoraggio valutativo sulle attività formative finanziate da fondi impresa nel territorio regionale. Buonasera. Abbiamo presentato, come vedete, è un parterre molto completo, lo stesso conduttore di fondo impresa sapeva poco o niente, si è informato, ha cercato di capirne, di capire di più ed è per questo che la prima domanda, innanzitutto la mission di fondo impresa, individuare le esigenze delle imprese e predisporre adeguati servizi di supporto e assistenza. Fornire assistenza qualificata alle imprese, elevare la qualità dei servizi, assistere le imprese, i fondi pubblici e i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua sono tutti strumenti che hanno già un solo scopo, quello di aggiornare e consolidare le competenze dei lavoratori e di chi si approccia al mondo del lavoro. Vediamo di capire come funziona fondo impresa a livello nazionale, poi a livello regionale sentiremo la signora della CGIL, Luigi Di Giosafatte. Buonasera di nuovo. Fondi Impresa sostanzialmente è il più grande fondo interprofessionale d'Italia. I fondi interprofessionali sono stati costituiti oramai più di 15 anni fa con l'obiettivo di legge di sostenere l'innovazione, la competitività delle aziende e l'occupabilità dei lavoratori. Da quel momento in poi Fondi Impresa si è progressivamente affermato come il più grande fondo interprofessionale d'Italia. Oggi aderiscono a Fondi Impresa più di 4 milioni e 600 mila lavoratori per un totale di 183 mila aziende. Il meccanismo di raccolta delle risorse di Fondi Impresa è molto semplice ed è simile a un meccanismo molto conosciuto che è quello dell'8 per 1000 sulle dichiarazioni dei redditi degli italiani. Le aziende possono decidere di destinare una quota parte del costo del lavoro di ogni singolo dipendente a un fondo interprofessionale a loro scelta, attraverso una dichiarazione che va fatta sulla dichiarazione mensile dell'INPS. Fondi Impresa raccoglie queste risorse, le rimette a disposizione delle aziende attraverso due grandi strumenti di finanziamento. Uno è il conto formazione, in cui ogni azienda vede ripartiti sul proprio conto le risorse che ha versato e attraverso quelle risorse può richiedere in maniera molto semplice e immediata il finanziamento di azioni formative a fondi impresa. Un'altra parte va a un meccanismo solidaristico e di perequazione che è il conto di sistema attraverso cui vengono emessi degli avvisi che finanziano la generalità delle aziende e soprattutto le piccole e micro aziende che con i loro versamenti non sarebbero in grado di finanziare autonomamente un percorso formativo per i loro lavoratori. Fondi Impresa è costituita da Confindustria, CGIL e CISL e UIL, è quindi una delle esperienze bilaterali più avanzate del panorama italiano della bilateralità. Le parti sociali gestiscono e promuovono questo fondo e
lavorano alla presentazione dei piani anche attraverso la condivisione e il confronto tra le rappresentanze dei lavoratori e le rappresentanze delle aziende o gli stessi imprenditori. Negli anni Fondimpresa ha erogato più di 2 miliardi e 300 milioni di euro a favore della formazione delle imprese del Paese, coinvolgendo e raggiungendo 2 milioni e mezzo di lavoratori per un totale di 14 milioni di ore di formazione. Sono numeri molto importanti attraverso cui Fondimpresa contribuisce al sostegno della competitività del sistema produttivo del Paese. Negli anni Fondimpresa si è articolata sui territori attraverso la costituzione di associazioni, gli organismi bilaterali regionali, ha costituito delle sedi territoriali su tutti i territori del Paese. Queste sedi territoriali sono i terminali di prossimità nei confronti delle aziende a cui rivolgersi per avere assistenza, informazioni e supporto per la presentazione di questi piani. Grazie. Sentiamo la signora della CGIL. Signora, a livello regionale invece come si articola il tutto? Allora, innanzitutto è importantissimo questo Acombin sindacato, esatto. Confindustria, mi sembra una cosa molto molto interessante. Infatti vorrei partire proprio da questo punto, riprendendo le cose che diceva il direttore poco fa. Fondimpresa nasce a seguito, in applicazione di una normativa che sostanzialmente negli anni prima della crisi, quindi parliamo del 2000, nasce Fondimpresa in un accordo interconfederale che è stato sottoscritto dopo la normativa del 2000, che in maniera antesignana, quindi ben prima degli anni della crisi, focalizza l'importanza della formazione come leva di sviluppo per il Paese, sostanzialmente decidendo che una parte dei fondi, diciamo, dei contributi obbligatori in capo alle aziende, quindi sostanzialmente di derivazione di aziende e dei lavoratori, venissero in qualche maniera destinati alla formazione. Questo accordo interconfederale, come diceva il direttore, ci vede insieme CGIL, CISL e UIL e Confindustria, ed è un'esperienza importante nell'ambito dell'esperienza della bilateralità che vede insieme negli organismi paritetici un pari peso delle organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori e delle associazioni datoriali, in questo caso Confindustria. In quell'accordo interconfederale si stabilì anche l'importanza delle articolazioni territoriali, ecco perché Fondimpresa ha una sua struttura nazionale, ma opera mediante delle articolazioni territoriali che risultano fondamentali come prossimità rispetto alle esigenze delle imprese, e direi che un'altra parola chiave intorno a Fondimpresa è la condivisione, tant'è vero che viene finanziata la formazione che viene fuori da condivisione mediante gli accordi sindacali sottoscritti dalle imprese interessate appunto alla formazione e dalle organizzazioni sindacali. Il nostro obiettivo nelle articolazioni territoriali di cui io faccio parte in questa fase come rappresentanza delle organizzazioni sindacali, quindi nell'ambito di Fondimpresa Abruzzo, è promuovere l'attività di Fondimpresa, perché questa cosa venne già, come dicevo prima, stabilita tanti anni fa, ma in questo momento la formazione davvero diventa fondamentale nel governo del cambiamento. Mi riferisco all'innovazione, alla parte che più comunemente oggi parliamo di industria 4.0, ma io direi più in generale di lavoro 4.0. Grazie a signora Innocenzi. Direttore. Io aggiungerei solo alcune cose, perché sia il dottor Sacca che la dottoressa Innocenzi in qualche modo hanno già dato un quadro nitido di cosa rappresenta questo fondo. È un fondo interprofessionale che per la nostra regione significa più di 120.000 lavoratori e anche circa 7.100 imprese iscritte, aziende iscritte. Questo significa una responsabilità forte nei confronti delle aziende. Vorrei chiarire che qui ci si iscrive benché i costituenti siano Confindustria, CGIL, CISL e UIL, ma ci si può iscrivere appartenendo a qualsiasi settore, essendo svincolati dalla logica di appartenenza alla Confederazione dei datori di lavoro o ai sindacati. Questo significa un'apertura totale come obiettivo di prossimità regionale per raggiungere
più lavoratori che intendono in qualche modo intraprendere, naturalmente unitamente alle strategie aziendali, dei percorsi di formazione e di crescita. Devo dire che la nostra articolazione lavora in sintonia già da alcuni anni. Devo dire che sia nel Consiglio di Amministrazione che in Assemblea abbiamo gestito numeri importanti in ordine naturalmente alla formazione, benché noi sul panorama nazionale abbiamo una rappresentanza che non supera il 3%, ma in termini di addetti formati, ma sicuramente l'obiettivo nostro è di crescere ancora. E poi c'è un obiettivo ulteriore: non solo vogliamo allargare la platea, la base delle aziende che possono usufruire del fondo proprio nelle modalità descritte dal dottor Sacca, vogliamo anche invece far usufruire di percorsi formativi alle imprese che sono iscritte al fondo già da qualche anno e magari non hanno mai utilizzato il fondo per dei percorsi normativi e formativi. Noi ne abbiamo quasi 1000 e su queste noi vogliamo in qualche modo intervenire con un'attività ad hoc di promozione, anche sollecitando in qualche modo la domanda di percorsi formativi. Allora, io prima dovevo far vedere uno spot, anche se molto chiaramente hanno parlato sia il dottor Sacca, la signora Innocenzi che Luigi Di Giosafat, lo riproporrei comunque questo filmato perché mi sembra ben fatto e interessante. Vediamolo insieme. Impresa è il fondo di Confindustria, CGL e CISL e UIL, che finanzia la formazione continua di operai, impiegati e quadri. Per accedere ai finanziamenti, il primo passo è aderire al fondo e lo può fare qualunque impresa in regola con i pagamenti all'INPS. L'adesione non comporta costi, semplicemente il contributo dello 0,30 già versato all'INPS viene trasferito a Fondi Impresa. In questo modo l'azienda lo può utilizzare per l'aggiornamento dei dipendenti. Le modalità per realizzare corsi di formazione con Fondi Impresa sono due: il conto formazione aziendale e il conto di sistema. Il conto formazione è una sorta di conto corrente intestato alla singola impresa, dove è depositato il 70% di quanto essa ha versato a Fondi Impresa. L'azienda lo può utilizzare per realizzare formazione a favore dei dipendenti, senza vincoli sul cosa, come o quando. Basta presentare un piano formativo condiviso con i sindacati, seguendo la procedura informatica sul portale di Fondi Impresa. Il conto formazione offre diversi vantaggi. Permette di pianificare un aggiornamento delle competenze su misura per l'azienda. Mette a disposizione risorse certe e misurabili. Si può attivare in tempi rapidi ed è semplice da gestire. Il conto di sistema è un conto collettivo che impegna il 26% dei contributi trasferiti dalle imprese a Fondi Impresa e serve a sostenere la formazione delle aziende di piccole e medie dimensioni. In questo caso le imprese possono utilizzare i finanziamenti quando Fondi Impresa li mette a disposizione attraverso avvisi periodici. Gli avvisi pubblicati da Fondi Impresa possono riguardare la formazione generalista o tematiche specifiche, ad esempio la sicurezza, l'ambiente, l'innovazione tecnologica o i contratti di rete. Fondi Impresa supporta anche le aziende che si trovano in situazione di crisi occupazionale. Per loro mette a disposizione risorse aggiuntive per la formazione dei lavoratori in cassa integrazione o in mobilità. Le informazioni sul funzionamento di Fondi Impresa, sulle modalità di presentazione dei piani, sugli ambiti specifici degli avvisi relativi al conto di sistema sono disponibili sui siti di Fondi Impresa e di Assolombarda. Che ve ne pare dello spot? Può essere interessante? Chiaro, positivo. Chiaro. Noi siamo inclusivi, per cui vorremmo sviluppare sempre più queste, diciamo, possibilità per i lavoratori. Benissimo. Allora, una cosa, questo è uno spot che è stato realizzato dall'articolazione territoriale della Lombardia. Ecco, magari ne facciamo uno abruzzese, ne facciamo. Sì, sostanzialmente gli stessi servizi vengono offerti da tutte le articolazioni territoriali, quindi anche dall'articolazione territoriale abruzzese. Anche se Asso Lombarda, parliamo di Asso, anche Asso Abruzzo. Sì. Bene, bene. Allora, ed eccoci a Roberto Monfredini, direttore generale
di Euroconic, che ci dà un'esperienza di una società. No, la nostra azienda è stata tra le prime iscritte ai fondi impresa, ci siamo iscritti nel 2004 e non appena abbiamo cominciato ad accumulare un pacchetto di fondi che poteva essere sufficiente per poter sviluppare quello che ci interessava, abbiamo cominciato prima di tutto con il conto formazione. Abbiamo iniziato col conto formazione già nel 2010, abbiamo fatto per 3 anni di fila vari sviluppi, varie formazioni su tutto il personale, sia l'impiegatizio sia il personale di operaio. Dopodiché abbiamo cominciato anche a partecipare a qualche bando, quindi qualche avviso di sistema, per poter integrare meglio la formazione su più persone. Il vantaggio di fondi impresa è che noi banalmente, come piccola media impresa, quello che ci ritroviamo è la possibilità di avere dei formatori direttamente scelti dall'azienda, non abbiamo difficoltà per quel che riguarda l'accesso al fondo, i tempi di rimborso sono molto veloci a differenza di altre tipologie, ma anche l'accedere al fondo è semplice. Io azienda, piccola media azienda, se oggi devo cambiare una lavorazione, ho bisogno di fare formazione ai miei dipendenti, ne ho bisogno in tempo breve, non posso aspettare un bando statale, un bando regionale che mi richiedono 6, 7, 8 mesi, non si sa quanto tempo prima di un'approvazione. Con fondi impresa questo problema non c'è, uno è logico, l'azienda deve stendere il proprio piano. Una volta steso il proprio piano viene approvato in brevissimo tempo, anche perché anche le organizzazioni sindacali, se un piano è ben fatto e serve al miglioramento di tutti, non dicono assolutamente di no, sono più che concordi, quindi si riescono a fare bei lavori, buona formazione all'interno dell'azienda. Grazie. Sentiamo Di Girolamo, collaboratore per le attività di monitoraggio valutativo sulle attività formative, certo, eccetera. Sì, io sono in realtà il rappresentante di un gruppo di lavoro composito che ha raggruppato molte esperienze e professionalità, e negli ultimi anni, direi dal 2013 in poi, ci siamo occupati di effettuare quello che viene denominato monitoraggio valutativo. Il monitoraggio valutativo non ha avuto l'obiettivo di andare a verificare, diciamo in termini strettamente competenziali, i risultati dei progetti, ma lo scopo è stato soprattutto quello di individuare punti di forza, di debolezza e anche di impatto che la progettualità e la capacità progettuale che i singoli soggetti attuatori che hanno magari gestito dei conti sistema hanno avuto sul territorio. L'attività di monitoraggio è stata molto utile perché ci ha messo davanti a una realtà in profonda evoluzione, in particolare negli anni successivi, diciamo, a quelli che sono prettamente ricordati come anni di forte crisi, che il nostro territorio, ahimè, ha subito particolarmente, soprattutto in certi determinati settori merceologici. E ci ha dimostrato un dinamismo che, grazie al fondo e quindi a fondi impresa, ha potuto godere di una flessibilità che altrove non ha mai trovato. Storicamente mi occupo di formazione da circa 25 anni, posso assolutamente garantirvi che mentre prima con i fondi anche strutturati, FSE e quant'altro, c'era una certa rigidità nella gestione, nel rispetto dei tempi e anche nella progettualità da curare, con fondi impresa, pur permanendo dei criteri oggettivi di valutazione, di premialità sicuramente rispetto a quella che è la qualità poi che viene presentata nel progetto, si è riscontrata una grande attenzione verso le esigenze di imprese e lavoratori, perché col monitoraggio abbiamo avuto modo di interfacciarci con gli uni e con le altre, e quindi anche nelle visite che abbiamo fatto nelle aziende, nei focus group che abbiamo organizzato con tutti gli attori protagonisti di questo percorso, aziende, sindacati, lavoratori, anche consulenti e docenti, noi abbiamo potuto riscontrare una fortissima sinergia che oggi rappresenta sicuramente un pilastro importante all'interno delle organizzazioni per incardinarsi in una strategia di sviluppo. E quindi oggi la formazione è imprescindibile, poterla fare bene, con una buona pianificazione, con un'attenzione ai fabbisogni e quindi anche a quelle che sono le ricadute successive dei progetti, diventa sempre più importante. Grazie.
Tozzacà, l'impresa deve sostenere dei costi per usufruire dei finanziamenti? Uno. Due. Quali aziende possono aderire a fondo impresa? Qual è la soglia di finanziamento minimo stabilito da fondo impresa? Le aziende non devono sostenere alcun costo, perché l'adesione a fondo impresa è sostanzialmente gratuita in quanto è un servizio stabilito dalla legge di gestione delle risorse finalizzate alla formazione dei dipendenti. Me ne faccio una alla volta per le domande. Quali aziende possono aderire a fondo impresa? I fondi interprofessionali sono in competizione tra loro per istituto di legge, quindi, come diceva prima il dottor Di Giusafatte, tutte le aziende, qualsiasi azienda che abbia dei lavoratori indipendenti e si in regola con i versamenti INPS può aderire a fondo impresa. Sul conto formazione non esistono limiti in basso di finanziamento. Una volta esistevano, li abbiamo progressivamente eliminati per garantire il pari accesso e la pari opportunità a tutti. Fosse anche 12 euro per una spesa di 40 euro per una pillola formativa acquistata su internet, fondi impresa può rimborsarli e quindi mettere nelle condizioni l'imprenditore di recuperare la spesa per la formazione e il lavoratore di accedere a sempre maggiori occasioni formative per la sua occupabilità. Benissimo, adesso abbiamo una breve pausa pubblicitaria e poi ritorneremo con la signora Innocenzi. Bene, ritorniamo dagli studi di Rete 8, Rete 8 Economy, stiamo parlando di fondo impresa. Lo abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, ma ribadisco, per comprendere appieno la formazione finanziata, spieghiamo innanzitutto come funziona. Cioè, un imprenditore decide a un certo punto di aderire a un fondo paritetico, va bene? Per la formazione continua nel settore nel quale opera. Allora, prende una percentuale del lordo dello stipendio, va bene? E va a contribuire alla cassa del fondo. Signora Innocenzi. Allora, per chiarire, chiariamo, come ho detto prima, definitivamente. No, chiariamo che c'è un, come dire, un obbligo di versamento all'INPS dello 0,30. Chi aderisce a fondi impresa sceglie semplicemente che quanto, come dire, viene versato all'INPS obbligatoriamente sia stornato a fondi impresa per le attività che fondi impresa fa sulla formazione. Quindi sostanzialmente non stiamo parlando di un costo aggiuntivo di fondi impresa, stiamo parlando del fatto che la normativa tantissimi anni fa, quando, come dire, stabilì che c'era un contributo da versare per la disoccupazione involontaria, decise allo stesso modo di stabilire che una parte di questo obbligo di versamento del mondo del lavoro fosse destinata giustamente, aggiungo io, alla formazione. Per questo io prima dicevo che questa norma che viene fuori negli anni, nel 2000, e che poi fa scaturire l'accordo interconfederale su fondi impresa nel 2002, è una norma prima degli anni della crisi che però sin da allora stabilì che l'importanza della formazione fosse in qualche maniera strategica. Oggi si parla molto in Italia come in Europa del capitale, cosiddetto capitale umano, perché il patrimonio, come ci spiegava prima la testimonianza aziendale, per ogni azienda il patrimonio non sono soltanto come dire, le macchine, le attrezzature, quindi sostanzialmente il patrimonio fisico, ma per ogni azienda il patrimonio consiste nei propri dipendenti che fanno, come dire, andare avanti le attività. È per questo che investire in formazione significa in questa fase storica governare il cambiamento dell'innovazione e della digitalizzazione. Grazie. Vorrei aggiungere qualcosa al direttore generale di Confindustria Chieti Pescara? No, ritengo che ci sia stata chiarezza sulle motivazioni dell'istituzione di questo fondo interprofessionale, che in Italia tra l'altro arriva sicuramente dopo alcuni altri paesi europei, mi riferisco alla Germania e alla Francia. In realtà innanzitutto dovremmo ringraziare
Rete 8 perché ha voluto fare una trasmissione sulla gestione di questo fondo interprofessionale, perché ci sia una sensibilità sulle aziende che ancora adesso evidentemente conoscono bene magari le indicazioni di questo fondo, la possibilità di formare le proprie persone all'interno delle proprie aziende. Quindi questo è importante. Noi faremo di più nella nostra articolazione Abruzzo. Abbiamo previsto un roadshow di disseminazione e di promozione di questo fondo che toccherà le 4 province abruzzesi, inizierà intorno ad aprile e finirà a fine settembre. Toccheremo, ripeto, le 4 province abruzzesi e ringrazio anche Fondi Impresa, l'articolazione centrale nazionale che gestisce il fondo anche su tutte quelle, diciamo, di coordinamento anche su tutte quelle articolazioni regionali, perché su questo tema ci ha dato pieno appoggio sul tema della promozione e noi vogliamo portare in ogni provincia. Cominceremo con un evento a Teramo che sarà l'evento centrale, in ogni provincia alcune imprese e alcuni lavoratori che vengono a testimoniare che cosa è questo fondo e che cosa ha dato in termini di competenze e anche competenze sui lavoratori, ma anche diciamo competitività nuova per le imprese. Di Girolamo, vorrei sentire lei come procede per la valutazione? Cioè, ha un metodo suo? Certamente, abbiamo messo a punto un metodo per il monitoraggio valutativo. In particolare c'è una prima fase che è quella che noi chiamiamo di back office, cioè di analisi dei progetti e di valutazione della documentazione, dove sostanzialmente andiamo a prendere non solo coscienza di quelli che sono gli elementi di base della progettualità e quindi i requisiti di partenza, ma cosa viene fuori da quella che è stata l'analisi dei fabbisogni svolta nelle aziende o nelle singole realtà imprenditoriali. La seconda fase è invece diciamo on site, cioè sul campo, e quindi sostanzialmente andiamo a visitare le aziende, andiamo a incontrare i soggetti attuatori, i protagonisti di questo percorso, come dicevo prima, quindi i progettisti, i tutor, i docenti, i coordinatori didattici, per andare a valutare insieme a loro nelle varie fasi di gestione del progetto quali sono le criticità eventualmente emerse o anche i punti di forza da consolidare, da ripetere e da rafforzare nel futuro. Partendo quindi dall'analisi dei fabbisogni per la progettazione, la realizzazione, fino al monitoraggio e alle verifiche di apprendimento finali, con eventuali, laddove presenti, certificazioni delle competenze. Il tutto poi si conclude con la terza fase, che è una fase di reporting sostanzialmente al fondo, dove il fondo in particolare ci ha chiesto di orientare la nostra valutazione nel comprendere quanto è capace di intercettare i fabbisogni espressi o inespressi all'interno delle organizzazioni. Per quelli espressi abbiamo potuto basarci sui progetti e anche sulle interviste ai focus group realizzati. Per quelli inespressi abbiamo dovuto coniugare la conoscenza di quella che adesso oggi è l'evoluzione di mercato, si parlava di Industry 4.0 e di tutte le materie naturalmente afferenti, ma in generale come diciamo base per quello che è la gestione del cambiamento di impresa e quindi un modo nuovo anche di vivere i propri processi di business o di legarsi al mondo diciamo dei propri clienti e anche dei propri portatori di interesse. Queste tre fasi conducono poi a concretizzare sostanzialmente una valutazione che può essere molto utile alla singola impresa, al soggetto attuatore, per poter rendersi conto di quali sono le prospettive di miglioramento, e può essere molto utile al fondo per capire come può ancora di più, e la strada è già stata intrapresa, essere vicino alle imprese e sostenere la domanda formativa. Grazie. Quali sono stati messi in campo a livello nazionale e regionale per avvicinare e fidelizzare le aziende nazionale e regionale? Siccome noi facciamo comunicazione, io ringrazio Di Giosafatte che ringrazia Rete 8, volevo sapere appunto che tipo di comunicazione usate voi per fidelizzare le aziende al fondo. La nostra migliore comunicazione è il servizio che offriamo.
progressivamente il conto formazione nel corso degli anni ha avuto una crescita esponenziale. Negli ultimi 5 anni è cresciuto di circa il 20% anni su anno su anno. Nel 2013 venivano presentati meno di 13.000 piani l'anno per richieste di finanziamento dalle aziende, l'anno scorso si è chiuso con oltre 23.000 richieste di finanziamento. È un lavoro di grande attenzione nei confronti delle aziende e dei lavoratori in termini di efficienza del servizio e di rimessa a disposizione delle risorse che raccogliamo. Una cosa che non abbiamo detto è che Fondimpresa costa meno del 4% del versato in termini di organizzazione e di gestione, e quindi restituisce sostanzialmente la totalità delle risorse alle aziende. Siamo, come dire, assimilati, siamo stati recentemente assimilati a organismi di diritto pubblico, ma la nostra capacità di gestione ed efficienza, mi permetto di dire, è nettamente superiore a quello che è il costo della pubblica amministrazione per euro finanziato. Da 2 anni a questa parte abbiamo avviato un potenziamento della rete territoriale finalizzata al definitivo avvio degli sportelli di assistenza e servizio diretto alle imprese. Senza nulla togliere agli intermediari dell'offerta formativa, che sono nostri partner, soprattutto nella gestione dei piani, destinati alle micro e piccole aziende sul conto di sistema, e ai consulenti che poi seguono le aziende secondo le scelte delle aziende, stiamo portando a termine la rifunzionalizzazione delle articolazioni territoriali come veri e propri sportelli di prossimità, assistenza alle imprese per la presentazione di piani formativi e recupero di queste risorse che sono messe a disposizione annualmente da Fondi Impresa. Grazie. Signora Innocenzi, poi a livello regionale come sindacato? Ma intanto una precisazione rispetto anche alle cose che si dicevano prima e alla testimonianza aziendale. Il messaggio che noi, proprio perché lei ci ha ricordato che stiamo facendo comunicazione e informazione, il messaggio siamo in uno studio televisivo. Esatto, il messaggio che vogliamo lanciare da qui è che Fondimpresa ovviamente, come dire, sostiene la formazione fatta secondo le regole, nel rispetto delle norme, e intendendo per formazione non un costo ma un investimento rispetto al futuro. Quindi, come dire, rispetto all'analisi dei fabbisogni, l'analisi delle competenze esistenti, ma più che altro ci rivolgiamo a un mondo sempre più individuando quelli che sono i fabbisogni emergenti, accompagnando quindi i processi di cambiamento. Rispetto al ruolo che hanno le articolazioni territoriali, diceva prima il presidente di Giosafatte che noi abbiamo messo in campo delle iniziative anche pubbliche, per carità, benissimo, rispetto quindi anche qui alla comunicazione che si fa all'esterno, però ecco, l'articolazione territoriale ha il compito nella sua attività di prossimità di accompagnare, sostanzialmente sostenere le richieste delle aziende, quelle richieste che appunto sono condivise perché parlano di partecipazione dei lavoratori in queste richieste, quindi di formazione, che è una formazione che interessa a tutto campo il patrimonio dei dipendenti. Ecco, sostanzialmente noi abbiamo ultimamente deciso di aprire una sede di Fondimpresa, uno sportello a Pescara, nell'area di Chieti Pescara, perché proprio il concetto di prossimità ci ha guidato verso questa scelta. Sappiamo quali sono, come dire, i cambiamenti anche nell'ambito della Regione Abruzzo, che cosa si sta muovendo. Io spesso parlo dell'area di crisi complessa della Val Vibrata, perché è un'altra sfida, abbiamo una delle poche aree riconosciute a livello nazionale. Anche lì credo che Fondimpresa farà tutta un'attività rivolta ai nuovi investimenti. Quindi noi pensiamo che oltre alla sede, diciamo, legale, ma che nelle articolazioni territoriali, nell'articolazione territoriale si possa sempre più dare un servizio di prossimità che colga quindi il fabbisogno e risponda in maniera efficace ed efficiente nei tempi giusti. Dottor Giosafatte, invece, oltre che usufruire dei servizi di Rete 8, voglio dire, dei miei colleghi giornalisti, volevo dire, cosa fa per la comunicazione? Ma noi partiamo da un assunto. Il nostro paese ha bisogno di un massivo intervento di politiche attive del lavoro. Il mondo va in una direzione che è ben chiara. Nei prossimi anni dobbiamo gestire milioni di lavoratori che avranno nuovi lavori.
il nostro paese ha fatto storia sulle politiche passive. Siamo riconosciuti in Europa per un impianto legislativo a tutela del lavoratore, del reddito del lavoratore quando le aziende sono in crisi. Oggi dobbiamo fare un salto di qualità. Oltre a quelle politiche, noi dobbiamo intervenire con delle politiche attive vere del lavoro. Ecco, fondi impresa è lo strumento principale, unitamente naturalmente ai fondi gestiti dalle regioni, in questo caso, è l'interlocutore principale perché i lavoratori possono essere accompagnati nei nuovi mestieri che nasceranno a avere nuovi skill e nuove competenze. Se naturalmente lavoriamo in questi termini e raccontiamo storie vere, non favole, ecco, storie vere, noi nel Roadshow vogliamo ospitare aziende che ci racconteranno le loro storie e lavoratori che ci racconteranno la loro storia, perché non c'è cosa migliore che dare l'esempio di chi in qualche modo ha usufruito di questi fondi per formarsi. Noi ci siamo, la sfida su questa regione è una sfida che punta più in questo momento a far cambiare alcuni asset alla nostra regione, perché questa regione, io l'ho già detto in qualche altra trasmissione, spende mediamente ogni 5 anni intorno ai 350 milioni di euro per la formazione, ma questa regione continua a non avere un impianto di monitoraggio dei nuovi fabbisogni formativi delle imprese e dei lavoratori. Speriamo che provvedano. Signor Manfredini, lei che fa? Continua con questa azienda a dare sempre più possibilità di formazione ai suoi dipendenti? Cioè è contento di come vanno? O c'è qualcosa che bisogna cambiare? Fondo impresa dovrebbe mutare, cambiare? Per quelle che sono le esigenze di una piccola media azienda come la mia, il servizio di fondo impresa è perfettamente calzante. Bene. Noi abbiamo già altre due azioni di formazione in corso. Bene. Come azienda, che andranno a chiudersi penso entro il 2019-2020. Perfetto, grazie anche per la sintesi. Mentre, siccome abbiamo fatto un giro per la comunicazione, certo, anche di Girolamo si parla di comunicazione. Come comunica? Allora, il problema della comunicazione deve essere non soltanto un processo gestito apicalmente da fondi impresa come fondo o dai soggetti che compongono fondi impresa, ma dovremmo tentare, e questo penso che può essere nel prossimo futuro anche uno degli obiettivi, di allargare la capacità di avere antenne ripetitori di questo tipo di esigenza. E cioè mi riferisco in particolare ai soggetti che sono attori di questa progettualità, quindi i soggetti attuatori, consulenti, professionisti, imprese, anche a livello specificatamente territoriale, molto, molto addentro a quelle che sono le dinamiche dei singoli distretti industriali, ad esempio, bisogna portare la conoscenza, grazie sicuramente attraverso i roadshow o ad altri eventi di questo tipo, ma studiare una pianificazione di dettaglio per arrivare anche alle imprese più piccole e far capire che oggi, come dicevamo prima, la formazione è un elemento essenziale in un lavoro che cambia, con esigenze che cambiano e che chiedono di riqualificarci ogni giorno e di sperimentare nuove strade ogni giorno. Quindi la comunicazione alla base di questo tipo di percorso che serve è quella disseminata e che coinvolga il maggior numero di soggetti possibile. Grazie. Abbiamo parlato prima, ne parlava anche nello spot, del conto formazione e del conto di sistema. Ci spiega meglio? Lo dicevamo prima, il conto formazione è un conto che è assimilabile a un conto bancario, una sorta di home banking, tra parentesi gestito in maniera molto trasparente attraverso i nostri sistemi, su cui vengono automaticamente accreditati i versamenti fatti dall'azienda a favore del fondo. Questi versamenti l'azienda può scegliere di destinare al proprio conto formazione o il 70 o l'80%, il rimanente 30 o 20%, la media il 26%, viene destinato al conto di sistema. Ma all'INPS? No, viene tutto, va tutto a noi, cioè l'azienda
Store decide invece di darli all'INPS e di lasciarli nella generalità della tassazione relativa al costo del lavoro, decide di dare lo 0,30%, cioè il 3 per 1000 al fondo che chiaro, sceglie. Chiaro. Di questo 3 per 1000 il 70-80% l'azienda può scegliere, viene messo direttamente a disposizione dell'azienda sul proprio conto formazione, su cui può presentare dei piani in maniera agevolata al di fuori del cappello della regolamentazione sugli aiuti di Stato. Il rimanente 26% viene destinato al netto dei costi di gestione, abbiamo detto prima sono il 4%, al conto di sistema. Il conto di sistema è un fondo unico di perequazione e solidarietà con le cui risorse vengono emessi degli avvisi tematici come ad esempio competitività a favore delle competitività delle imprese o innovazione per la formazione collegata alle aziende che hanno intrapreso percorsi di formazione, che possono essere gestiti direttamente dalle imprese o da soggetti appositamente accreditati al fondo, cioè grandi enti di formazione, università, che poi erogano la formazione a un numero di aziende aggregato, trattandosi principalmente di aziende piccole o piccolissime, quindi generalmente al di sotto dei 50 dipendenti. Poi volevo sentire parlare del POA. Che cos'è il POA? È il piano operativo delle attività, quindi sostanzialmente ci si dà un piano rispetto agli interventi da attuare con delle priorità, e rispetto a questo, ecco, non per ripetere e quindi anche per lasciare spazio agli altri, credo che in quest'ultima fase ci si è molto concentrati rispetto alle priorità su quelle che sono le priorità dell'innovazione, quindi della fase storica che stiamo attraversando. Bene, grazie anche per la sintesi. Pubblicità, e riprenderà Di Giosafatte. Bene, ritorniamo dagli studi di Rete 8 Economy, stiamo parlando di fondo impresa, lo dico per quanti si fossero messi tardi alla visione e all'ascolto di questo programma. Allora, parlando di formazione, io penso subito come mai ci sarà anche un fondo sociale europeo al quale attingere. Sì, non attinge Fondo Impresa al Fondo Sociale Europeo, ma sicuramente le regioni su questo asset hanno speso tantissimo. Basta che arrivano poi. No, hanno speso molto, il problema è come si spende. Oggi non c'è solo la responsabilità di spendere, ma anche di spendere bene. E quindi se ogni regione potesse finanziarsi con lo stesso fondo un'attività di monitoraggio dei fabbisogni, delle esigenze, dei fabbisogni formativi, delle nuove figure professionali emergenti, noi avremmo sicuramente le possibilità enormi di centrare l'obiettivo, specie quando si gestiscono centinaia e centinaia di lavoratori, di aziende in crisi, e magari potrebbero essere con adeguati processi formativi su nuove figure e anche sui settori che in quel momento tirano di più, potrebbero essere in qualche modo facilitati. Ahimè, noi chiediamo da almeno un decennio alla Regione di poter attivare questo monitoraggio, questo processo di monitoraggio. Si potrebbe fare, noi abbiamo preso spunto da alcune azioni, si potrebbe fare con le università. Noi abbiamo dei dipartimenti di economia su questo territorio che per esempio hanno gestito progetti complessi a livello europeo, e insomma mettere su un sistema che possa articolare un'analisi dei processi formativi evita che magari il risultato dei 350 milioni spesi in 5-6 anni, perché poi il piano formativo regionale si assorbe sempre un anno e mezzo in più rispetto alla scadenza del quinquennio, potrebbero essere mirati. Ecco, bisognerebbe anche verificare qual è la ricaduta di questa formazione, cioè se le figure che attraverso il Fondo Sociale Europeo si formano sono figure che poi vengono assorbite dal mercato. Noi teniamo conto che le nostre regioni spendono 1,8 miliardi di euro all'anno per la formazione e l'80% si concentra sulla formazione permanente e sugli ITS, quindi su questo dobbiamo sulla formazione permanente
ci sarebbe molto da verificare e da dire. Sugli ITS sono oggi sotto gli occhi di tutti, ci sono i dati ufficiali dei ministeri che ci danno diciamo, un indice di successo di assorbimento del mercato delle figure diciamo, formatosi con gli ITS, con gli istituti tecnici superiori, che assorbono circa l'80% dei formati, ed è un dato eclatante, un dato che dobbiamo in qualche modo attenzionare a livello regionale, naturalmente. Grazie. Non riguarda il fondo. Grazie. Signor Manfredini, se lei avesse più di un'azienda, potrebbe aderire? Certo, ogni azienda, ogni singola azienda può aderire al fondo Fondo Impresa. Anche se lei è l'unico proprietario? Certamente, anche perché non, il proprietario di un'azienda, ovviamente ogni azienda è soggetta a partita IVA, ogni partita IVA ha diritto a potersi iscrivere, anche perché l'iscrizione non costa nulla. Cioè, quello che bisogna capire di Fondo Impresa è che all'azienda che lo utilizza o che non lo utilizza non cambia assolutamente niente come costi, perché comunque è un costo già compreso. Quindi conviene iscriversi e conviene utilizzarli quei soldi e per fare la formazione, altrimenti vanno persi. Sono comunque soldi che vanno comunque versati. Se vengono utilizzati nella maniera corretta per una formazione adeguata, il ritorno in azienda c'è. Dovrei dire, si faccia una domanda e si dia una risposta, visto che lei è consulente. Sì, sì, quello è una buona domanda questa. A conclusione, direi che nell'esperienza maturata a livello professionale, diversi anni fa all'inizio, quando anche si cominciava a parlare di fondi impresa, si doveva penetrare il mercato, si faceva un po' di difficoltà a far comprendere appieno anche alle aziende quale potesse essere la convenienza, no? Come sostenere al meglio questo tipo di processo, soprattutto quando poi è anche finanziato in una maniera diretta. Oggi bisogna dire che andando in azienda e conoscendo anche nuovi soggetti, la domanda che viene fuori dal sistema imprenditoriale, dal territorio, è quasi automatica. E quindi mi sento chiedere, ma questo progetto formativo potremmo anche o almeno parzialmente sostenerlo con fondi impresa? Allora, la risposta è perché parzialmente? Parliamo col fondo, valutiamo tutte le possibilità, perché davvero con la nuova flessibilità che da un po' di tempo viene adottata, noi abbiamo la possibilità di realizzare interventi di training on the job, quindi di affiancamento operativo, di formazione non soltanto per gli operatori, formazione in particolare anche per diciamo il management, e quindi i livelli di funzionari, di responsabili di funzione, di responsabili tecnici e quant'altro. Davvero a tutto tondo oggi, a mio avviso, l'impresa può attingere a quella che è la possibilità del fondo, che è diventato un nuovo grande partner per lo sviluppo, da come la vediamo noi. Grazie. Dottor Sacca, la rivoluzione digitale ha cambiato un po' il modo di essere, di fare, di operai, impiegati, eccetera. Fondo Impresa che fa? Diciamo, la sta cambiando, ancora sta, ci vuole un po', insomma, sta cambiando. Anche l'OCSE recentemente ci ha fatto notare che di strada ancora ne dobbiamo fare come sistema paese per mettere nelle condizioni sia le aziende che i lavoratori di competere nel quadro della rivoluzione digitale che è appena iniziato. Proprio qualche settimana fa stavamo a Milano e abbiamo anche affrontato le tematiche relative all'innovazione della formazione per quanto riguarda l'impatto della rivoluzione digitale. Stiamo da questo punto di vista studiando un nuovo corpus di norme e regolamenti che permetterà alle aziende, soprattutto le aziende per ora che hanno un grande numero di dipendenti, di rendere finanziabili anche le nuove modalità di formazione basate su ambienti digitali di apprendimento, che sono ambienti molto evoluti all'interno dei quali il percorso di formazione del lavoratore è in qualche maniera autodeterminato rispetto a una offerta formativa molto ampia. Fondo Impresa poi di suo ha un bando per l'innovazione tecnologica finanziato dal conto di sistema, che ha come finalità quella di accompagnare appunto le imprese, i sistemi produttivi e territoriali che investono in innovazione e mettono in atto progetti di innovazione tecnologica, e per il resto accompagniamo l'innovazione delle aziende. La nostra filosofia sostanzialmente è quella di dare, di restituire le risorse secondo ciò che l'azienda insieme ai suoi lavoratori attraverso la rappresentanza
dei sindacati e dei lavoratori ritiene indispensabile per la sua competitività. Grazie. Signora Vincenzi, lei è stata eletta vicepresidente, quindi avrà un suo programma per, diciamo, per il prosieguo. Che cosa si auspica, che cosa si augura, cosa vorrebbe? Intanto mi aiuta il fatto che all'interno della segreteria regionale ho le deleghe alla contrattazione e alle politiche industriali, quindi la vicepresidenza di Fondimpresa si inserisce in un quadro, diciamo, di attività che sono attività più ampie, e l'esperienza della bilateralità è una cosa che, al di là, adesso mi permetta questa parentesi se vogliamo, di carattere politico, al di là di tante cose che si sono malamente teorizzate nel corso di questi ultimi anni circa la disintermediazione, il fatto che si potesse fare a meno del confronto con le organizzazioni sindacali, con le associazioni datoriali, quindi con le parti sociali in generale, ci ha visto invece molto perplessi. Boccia è stato ospite di alcune nostre iniziative nazionali a Lecce, insieme abbiamo valutato che il fatto che si sia teorizzata questa possibile cancellazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e, diciamo, di Confindustria e di altre associazioni datoriali sostanzialmente ci ha molto stupito, oltre che aver generato un qualche danno, e l'esperienza degli accordi interconfederali, dei fondi interprofessionali come quello di cui stiamo parlando qui oggi dà invece la misura di come si incide nel mondo produttivo organizzazioni sindacali dei lavoratori e associazioni datoriali insieme. Quindi non c'è un programma specifico per la vicepresidenza, c'è un programma congiunto che è proprio frutto della bilateralità, di posizioni che insieme condividiamo su quello che è la mission di Fondimpresa, come degli altri fondi interprofessionali, ma parliamo di Fondimpresa come il fondo che sostanzialmente non ha paragoni in termini di statistiche con gli altri fondi. Ecco, noi abbiamo per questo una maggiore responsabilità sulla promozione della formazione in questo paese, e siccome appunto si diceva prima quanto è importante il cambiamento, infatti non siamo preparati né come mondo produttivo né come pubblica amministrazione in questo paese a che cosa vuol dire l'innovazione e la digitalizzazione, sappiamo però che tra gli scenari apocalittici che fanno di Industria 4.0 uno scenario di perdita assoluta di milioni e milioni di posti di lavoro e lo scenario iperpositivo che Industria 4.0 sia la panacea di tutti i mali, noi abbiamo il dovere di capire che stiamo nel mezzo, nel governo del cambiamento, quindi nella misura in cui noi attraverso tutte le nostre attività, e oggi qui si parla di Fondimpresa, siamo in grado di governare questo cambiamento e potremo dare delle risposte al mondo del lavoro. Chiude il direttore generale di Confindustria Chieti Pescara, neo presidente, quindi avrà un progetto, d'altronde ne ha anche parlato nel suo insediamento. Lo diceva Rita Innocenzi, noi lavoreremo su un progetto congiunto, unico, insieme al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dell'Articolazione Territoriale Abruzzo. Abbiamo già cominciato a clusterizzare le aziende grazie all'aiuto dell'articolazione della centrale nazionale di Fondimpresa, perché vogliamo comprendere per esempio non solo le dimensioni delle aziende, e sappiamo che circa il 98% sono veramente piccole e medie imprese, e quindi questo non può che darci un motivo in più per lavorare su questo asset. L'Italia è un patrimonio di 8 milioni e mezzo di partite IVA, come qualcuno definisce di multinazionali tascabili. Noi abbiamo un capitalismo che qualche grande anche sociologo come Bonomi, Aldo Bonomi, definisce il capitalismo del territorio, e noi su questo dobbiamo lavorare, sulle categorie che interpretano oggi gli iscritti, gli associati al fondo, gli iscritti al fondo, perché con loro dobbiamo da un lato spingere a che le aziende già iscritte utilizzino il fondo e dall'altro invece allargare ulteriormente la platea di aziende che possono iscriversi e possono usufruire del fondo per la formazione. Noi firmeremo a breve, lo stiamo già impostando, una nota a firma congiunta proprio di promozione, sia firma congiunta naturalmente del sottoscritto in qualità di presidente e di Rita Innocenzi in qualità di vicepresidente, proprio
per sensibilizzare le imprese, le RSU, quindi le rappresentanze dei lavoratori, al tema di fondi imprese e delle opportunità che possono avere. Farà seguito rispetto alla nota il roadshow di cui vi abbiamo già parlato e toccheremo, ripeto, le 4 province abruzzesi. Benissimo, io ringrazio, questo è un parterre molto interessante, quindi avete avuto comunicazione, informazione vera su fondi impresa che io non conoscevo, ma mi rendo conto di essere una cosa molto importante per le aziende, anche perché, come avete sentito, basta fare una domanda, è gratuito, se il sindacato, il fondo impresa si rivolgerà a noi, noi torneremo con piacere su questo argomento in quanto ci sembra utile e quindi siamo qui a disposizione. Ringrazio il dottor Sacca, grazie la dottoressa Innocenzi, grazie. Ringrazio il dottor Di Giosafatte, il dottor Monfredini, grazie. E le dicevo grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, felice sera a tutti, arrivederci.